Iniziamo, come detto precedentemente, non con un vero e proprio dopo partita, ma ogni anno con Stadio Radio cerchiamo di sensibilizzare su un tema. Quest'anno abbiamo deciso di parlare della sindrome di San Filippo. C'è insieme a noi referente della San Filippo Fighters per la regione Abruzzo, Daniele Di Benedetto. Daniele, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Emilio e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere con noi. Perché abbiamo scelto di parlare di questo tema? Perché la lotta a questa malattia quest'anno si è anche incentrata con il calcio, perché diverse squadre dalla Serie A fino alla terza categoria hanno abbracciato questa lotta contro la sindrome di San Filippo e quindi siamo qui a parlarne. Allora Daniele, iniziamo diciamo dalla cosa più importante, vale a dire questa sindrome, che cos'è, come si manifesta, come si scopre. Allora sì Emilio, guarda, la sindrome di San Filippo è una malattia rara e neurodegenerativa, praticamente causata da un accumulo di sostanze tossiche nel sistema nervoso, caratterizzando un ritardo motorio e cognitivo, oltre ai disturbi vari del comportamento, quindi diciamo che è neurodegenerativa. E quindi insomma si manifesta tra l'altro proprio nei primi mesi di vita, nei primi anni di vita dei bambini. A manifestare nei primi anni esattamente, è difficile anche diagnosticarla, perché diciamo che i sintomi e i disturbi sono molto simili a quelli dell'autismo, e quindi anche la diagnosi poi diciamo che è molto travagliata, ecco, appunto perché è rara anche come malattia, è difficile da riconoscere. Tra le altre cose sappiamo che i casi effettivamente diagnosticati non sono neanche tantissimi. Ma neanche un centinaio, Emilio, da quello che sappiamo noi come associazione, neanche un centinaio in Italia. Ecco, quindi questo insomma fa capire quelle che sono le difficoltà. Parliamo della San Filippo Fighters allora, perché appunto per contrastare l'evoluzione di questa malattia c'è questa bellissima associazione che quest'anno si è anche intrecciata con il calcio. Raccontaci un po' di questo, esatto, di questo progetto. Sì, allora, la San Filippo Fighters, intanto saluto il presidente che è Katia Moletta, che è una mamma di un bambino affetto da questa malattia, Francesco, che è stata lei a fondare questa associazione, che poi è un'associazione formata da genitori, fratelli, zii, amici affetti da questa malattia. Ecco, anche io ho due bimbe affetti da questa malattia, quindi noi siamo tutti molto coinvolti, ecco. E tra i tanti progetti che facciamo, oltre a finanziare la ricerca, che quello è il progetto, è lo scopo principale, diciamo, ti è venuto in mente un progetto calcistico. Ecco, abbiamo coinvolto varie squadre, come dicevi tu, dalla terza categoria alla Serie A, a breve la Serie A, con un progetto che vede protagonisti i nostri ragazzi, soprattutto, ecco, per la prima volta siamo riusciti a rendere protagonisti loro. Quindi i nostri ragazzi sono entrati in campo con le loro squadre del cuore e hanno ricevuto la maglia dei calciatori, che poi noi abbiamo messo all'asta raccogliendo fondi per la ricerca. E questa dico, è una cosa bellissima, tra le altre c'è stato la SPAL, il Cittadella, tanto per dirne due di Serie B. So che anche la Lazio, se non sbaglio, farà parte di questo lotto. Sì, siamo in attesa di sapere la data esatta della Lazio, c'è stato il Cittadella, l'Ischia Calcio, il Locri, è partito tutto da Catania, io catanese, fiero, orgoglioso che Cicciolodi ha fatto entrare Gaietta in campo catanese, però voglio dire che in questo modo non solo abbiamo dato la possibilità di calpestare un campo da calcio a questi ragazzi, rendendoli partecipi, ma abbiamo dato la possibilità anche di vedere l'evoluzione di questa malattia, perché questa malattia, essendo neurodegenerativa, questi bambini poi piano piano perdono anche l'abilità motoria. Quindi ad esempio a Locri è entrato Daniele in sedia a rotelle, ad Avola è stata consegnata la maglia a domicilio a Giuseppe, perché Giuseppe non cammina più, ad esempio, senza dimenticare quello che ha fatto la Torres, perché la Torres in Sardegna ha donato una maglia a mamma Elenia in ricordo di Christian, che è un bambino sassarese che è scomparso a 11 anni a causa di questa crudele malattia. Quindi, come vedi, non tutti i bambini e i ragazzi hanno
vivono la stessa condizione, perché c'è chi è più grave, chi è meno grave, anche se poi questa malattia porta tutti allo stesso livello, diciamo così. Purtroppo non guarda in faccia a nessuno. No. Daniele, concretamente la società civile, tutti noi, cosa possiamo fare per sollevare quanto più possibile chi questa malattia la combatte da vicino e quali consigli possiamo dare a chi potrebbe avere il dubbio che purtroppo questa sindrome, che si chiama così perché il medico che l'ha scoperta si chiamava San Filippo, appunto se questa sindrome dovesse bussare alla porta? Ma guarda, sì, allora, una bella domanda. È difficile diagnosticarla. Guarda, io ho sofferto per avere questa diagnosi, ho sofferto più dopo, ecco, devo essere sincero, però è una diagnosi sofferta e travagliata perché la riconducono molte volte all'autismo, no? Nessuno va a pensare che potrebbe essere qualcosa di più grave, anche perché di malattie rare ce ne sono tantissime. Andare a scovare nel DNA, devi trovare Certo. veramente un medico che ha visto queste malattie metaboliche, allora gli si illumina il campanello e dice facciamo l'esame del DNA. Quindi sicuramente andrebbero sensibilizzati anche i pediatri e tutti quei medici che vedono i bambini dalla nascita e ne seguono l'evoluzione. Ecco, poi se ci sono genitori che hanno dubbi o chi ci vuole conoscere o sostenere, noi abbiamo anche un sito web ben fatto dove spiega molto meglio di come lo sto facendo io la sindrome, le cause, eccetera, eccetera, che è il sito www.sanfilippofighters.org, oltre le pagine Facebook e Instagram. Perfetto. E allora Daniele, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Chiaramente questa intervista poi sarà disponibile insieme a tutte le altre del Dopo i 90 e ci auguriamo di poterci risentire presto per parlare di evoluzioni positive da parte della ricerca, che è l'unica arma che possiamo in questo momento sfoderare contro questa sindrome. Intanto grazie per essere stato con noi e ti auguro domani una buona festa, perché dovrebbe essere il giorno del Catania. Guarda, io ti ringrazio per la ricerca. All'ultima affermazione non ti rispondo perché sono superstizioso. E ci sentiamo domani sera. Va Ci bene, sentiamo domani sera. va bene. Un abbraccio, Daniele, grazie. Grazie, un saluto a tutti, Grazie. grazie.